vista da guanti e scarpe dello stesso colore, arancione fluorescente. Il tocco poi per Skriniar, Skriniar ancora per De Vrij, De Vrij sulla tre quarti, l'apertura per Skriniar che si sgancia dalle retrovie, arriva sulla centrale del campo, Skriniar che poi alza la testa, poi va a servire Dumfries, Dumfries con i piedi sulla linea del fallo laterale, l'olandese tiene in campo il pallone, il fraseggio con Mkhitaryan, palla che arriva Lautaro, il tiro rete! L'intervento di Sepe fa al tredicesimo, l'Inter corona la supremazia vista finora con il tiro di Lautaro che dopo essersi sbloccato in Champions torna alla gol anche in campionato. Lautaro Martinez, Inter 1, Salernitana 0. Lo avevamo detto che era galvanizzato Lautaro Martinez dalla sua prestazione di Barcellona, Lautaro Martinez che non segnava in campionato da fine agosto da Inter Cremonese, ora ritrova il gol oggi alla prima conclusione perché poi è stato il suo primo tiro in porta, ha voluto questo gol, era anche piuttosto lontano dalla porta, ha guardato l'angolo alla destra di Sepe e ha calciato. Sì, il pallone è rimbalzato davanti a Sepe, era pure angolato, non era poi potentissimo, c'è da dire che forse l'intervento di Sepe non è stato del tutto ineccepibile, quindi bravo Lautaro a provarci, insomma non perfetto l'intervento di Sepe che si è fatto ingannare dal rimbalzo, avrebbe dovuto anticipare. Sì, il pallone gli è rimbalzato proprio davanti alle mani, non ha letto bene la traiettoria della palla, bisogna comunque rendere merito a Lautaro Martinez che ci ha provato e che ha trovato poi il gol che sblocca la partita e che la indirizza su binari molto favorevoli per l'Inter. Senti odore di mondiali, Lautaro Martinez, tra l'altro l'Argentina con il rischio di perdere Dybala, Di Maria, non si sa, Lautaro potrebbe essere cercare di riprendersi il primo posto. Attenzione a Çalhanoğlu, qua c'è la difesa della Salernitana assolutamente fuori e Barella segna il gol del 2-0, difesa della Salernitana assolutamente fuori posizione, Barella aggancia il lancio con il destro, se la porta sul sinistro, calcia sul primo palo e Sepe non può farci niente, ha raddoppiato l'Inter, ha ridoppiato Barella, lui evidentemente l'uomo dai gol pesanti, abbiamo ricordato la valenza del suo gol a Barcellona, questo potrebbe mettere al sicuro, usiamo il condizionale, la partita dell'Inter. E qui Barella ha messo in mostra tutta la sua tecnica perché ha ricevuto questo pallone dalle retrovie, assist mi pare di Çalhanoğlu, ha messo giù il pallone con una finta, ha fatto fuori il suo marcatore, poi con il sinistro l'ha messa all'angolino, imprendibile per Sepe, c'è anche un check, sì, in un corso check, dobbiamo... perché credo, noi eravamo abbastanza in asse e la posizione di Barella fosse regolare, c'è da dire che sul lancio lungo abbiamo visto una cosa sicura, che la difesa salernitana era posizionata malissimo, vedremo se Barella era in fuorigioco, credo di no, però adesso primo intervento VAR dove stanno lavorando Marini e Giallattini per valutare una posizione che sembrerebbe regolare, l'arbitro comunque attende le indicazioni, sapete che sul fuorigioco errori non se ne possono fare perché insomma viene tracciata una linea e anche se il fuorigioco è millimetrico viene valutato, a quanto pare il gol è regolare e quindi confermato il raddoppio dell'Inter, Nicolò Barella, Inter 2, Salernitana 0. Bonazzoli per la Salernitana, va a terra, non c'è fallo, recupera palla Bellanova, ancora per l'Inter, Bellanova lascia sul posto un avversario, vanno in raddoppio quella Salernitana, gli prendono palla e Valencia, Bonazzoli, Valencia, il tocco all'indietro, prova a ripartire ancora Ghiomber, poi il tocco per il lancio intelligente, adesso sulla destra dove la Salernitana potrebbe provare a chiudere con un'azione offensiva, 4 della Salernitana, 5 dell'Inter, vediamo che c'è un pallone che viene rilanciato dalla formazione campana, poi però l'Inter recupera immediatamente la posizione, la Salernitana ormai ha smesso di giocare, qui addirittura su un pallone messo al centro in tre non ci volevano andare, Koulibaly, Candreva, Ghiomber, alla fine ci va Candreva, quando è così i remi sono già dentro la barca e da un bel po' pure, palla che termina sul fondo, ultimi 30 secondi al termine, Inter 2 Salernitana 0 per l'Inter, altra vittoria che si avvicina in campionato dopo quella contro il Sassuolo a Reggio Emilia prima del pari di Barcellona in Champions. Onana,
lascia scorrere il cronometro. Sacchi, l'arbitro, capisce che la partita è finita, dice a Onana di battere, perché sul suo rinvio arriverà il triplice fischio. E infatti vediamo se glielo fa fare questo rinvio, perché Onana non batte. Sacchi dice: che stai aspettando? Onana batte e arriva il fischio. 93esimo, Inter 2.